Allora, una partita che era iniziata bene, molto bene. Cos'è successo col terzo set? È una bella domanda, ce lo siamo chieste anche noi, nel senso che purtroppo le abbiamo un po' rianimate, e siamo partite molto cariche, le avevamo messe veramente sotto e poi purtroppo ci siamo spente, abbiamo avuto un cambio d'atteggiamento drastico e non siamo più riusciti a recuperarlo. Loro hanno preso confidenza e hanno iniziato a tirare ogni pallone, gli è andata anche bene in diverse occasioni, però noi veramente abbiamo avuto una terribile reazione, devo essere onesta, ed è un peccato perché forse abbiamo sprecato un po' un'occasione. Poi nessuno si aspettava probabilmente un risultato diverso, anzi comunque il nostro punto l'abbiamo fatto, abbiamo comunque mosso un pochino la classifica, però effettivamente per come si era messa la partita forse ci aspettavamo anche noi qualcosina in più, però purtroppo torneremo lunedì in palestra guardando i video e non è una questione tecnica, questo è indubbio, nel senso che abbiamo dimostrato di competere, bene. È stato un calo caratteriale, fisico, non lo so, però è un peccato. Diciamo che ci sono più problemi psicologici in questa squadra che più che fisici. Ma no, ok, adesso definirli problemi psicologici è esagerato, nel senso che sicuramente siamo stati molto in difficoltà, abbiamo avuto svariati problemi fin dall'inizio dell'anno e comunque dall'inizio dell'anno non ci siamo mai allenate al completo, quindi sicuramente nelle prossime settimane che recupereremo tutti sarà tutto più semplice e riusciremo anche a capire che tipo di squadra siamo e qual è il nostro feeling. Non abbiamo dei problemi psicologici, abbiamo sicuramente una risposta fisica e emotiva che questa partita non è stata al 100%, ecco, quantomeno non l'è stata nel terzo set. Quanto incide il fatto che comunque molti avevano avuto il Covid in questa situazione un po' difficile che state passando? Ma purtroppo è da 2 anni a questa parte che tutti quanti stiamo lottando dietro a questo virus e siamo tutti stanchi sicuramente, per noi atleti è sicuramente un problema, nel senso che chi più chi meno siamo state ferme e incide sicuramente da un punto di vista fisico, incide da un punto di vista di fiato, incide da un punto di vista muscolare, perché chiaramente sei fermo e sei debilitato senza dubbio, quindi un po' incide, però non è una scusante, nel senso che come noi sicuramente anche le altre squadre hanno avuto dei problemi e ne avranno, purtroppo nessuno è immune e quindi non è una scusante, ecco. Il rientro di Polina pensi che potrà portare un miglioramento al gruppo nell'insieme? Ma sicuramente la Raimova può portare un cambiamento, nel senso che siamo state tutto l'anno con un solo opposto, quindi sicuramente può portare un grande apporto durante gli allenamenti e indubbiamente anche in campo, nel senso che abbiamo estremo bisogno di una mano da parte di tutte. L'abbiamo dimostrato anche settimana scorsa che siamo una squadra dove veramente abbiamo bisogno dell'energia, dell'entusiasmo e dell'apporto di tutte quante in campo, quindi sicuramente il suo recupero sarà lento, nel senso che comunque è stata ferma tanto, ma sta rientrando con la squadra, quindi questa sera l'abbiamo un po' rivista in campo e quindi speriamo che possa ritornare al meglio e che ci possa dare una mano.